Nella Siracusa degli sprechi le famiglie sono costrette a pagare l'acqua non sempre potabile con l'aggiunta del costo della gestione sproporzionata ai costi degli utenti. Inoltre le tubazioni della condotta principale in molti punti sono ancora in amianto e colabrodo. La perdita di acqua dalla rete idrica vecchia e obsoleta arriva a circa il 40%, come in questi giorni in località Canalicchio Tremilia, dove un fiume d'acqua scorre da giorni lungo la strada per la rottura del tubo, nel disinteresse generale. Il disagio e lo sconforto della gente. Siracusa è una delle città in Sicilia dove l'acqua è da sempre d'oro. L'ultima inchiesta della Procura della Repubblica è stata denominata, manco a farla apposta, Oro Blu, e il relativo processo è ancora in corso presso il Tribunale di Siracusa. Sulla gestione del servizio idrico si sta giocando una partita milionaria che vede politica, imprenditori locali e colossi del settore in guerra tra loro per mettere le mani su un affare che vale solo di tariffe pagate delle famiglie della Sicilia di circa 700 milioni di euro l'anno, cifra alla quale si aggiungono investimenti pubblici da gestire per quasi 2 miliardi. E per rimanere a casa nostra, la gestione fallimentare dell'acqua tra norme confuse e leggi dichiarate incostituzionali, tra società fallite, vecchi e nuovi schemi, le conseguenze sono disastrose per i cittadini, costretti a pagare alla cieca e senza il controllo del comune. Tanti ammiccamenti, silenzi, omissioni e troppi consiglieri comunali legati da sempre con le società che gestiscono il servizio idrico. Per i dirigenti di Sai 8 l'accusa è di bancarotta per distrazione di fondi. Una storia che ha visto il passato con Sai 8 bollette salate e dissennate. Ma anche oggi a ben vedere e a ben sentire. La denuncia arriva forte e chiara nell'aula del Consiglio Comunale e mentre Salvatore Castagnino annuncia la censura per il presidente dell'Assise Comunale Armaro, reo di aver convocato la seduta per discutere di acqua e dintorni fuori dai termini e quando ormai il bando di gara è stato pubblicato, mentre il consigliere comunale Salvo Sorbello accusa l'amministrazione Garozzo di aver tradito le promesse elettorali verso i cittadini. Sorbello è ritornato a parlare della falsa promessa fatta da questa maggioranza ai cittadini sulla gestione dell'acqua pubblica, che invece è rimasta privata. Un incubo, secondo Sorbello, per i siracusani costretti a peregrinare tra gli uffici dell'ultima nata nell'acqua privata siracusana chiamata SIAM e delle associazioni sindacali per le bollette pazze e salate che arrivano dalla SIAM. Intanto, un'associazione di consumatori avrebbe presentato in tal senso una denuncia in procura. L'arrivo di una raffica continua di bollette da pagare colpisce le famiglie siracusane, specie verso gli anziani incapaci di comprendere il giro farraginoso delle letture, delle date sbagliate, confuse e consumi assurdi nelle bollette di acqua che arrivano di continuo in una confusione senza precedenti. E per dirla alla Totò, e noi paghiamo!